Al via la quinta edizione di Logaritmi per il liceo scientifico Gaetano Salvemini, nonostante le difficoltà, un appuntamento che per questa scuola, preside Tina Gesmundo, si rinnova. Allora, con grande difficoltà ma anche con grande gioia che abbiamo portato avanti questo progetto, sia pure in streaming, un progetto che appartiene alla cifra della nostra scuola, quella di coniugare i saperi. Il sapere umanistico e il sapere scientifico. Quest'anno il focus è la ricerca come una ricerca che costruisce ponti tra i saperi, perché alla scienza in questo momento così difficile non è dato soltanto la motivazione a trovare soluzioni per le problematiche, dalla pandemia al problema ambientale, ma anche e soprattutto quella di interrogarsi e interrogare la società per dare una direzione verso il futuro. Una 3 giorni dedicata ovviamente alla scienza e il focus è quello sulla ricerca che si intreccia poi con tutti gli altri ambiti disciplinari. La prima giornata ha come focus la ricerca e la società. E abbiamo come ospiti un ricercatore che abbiamo conosciuto per parlare di pandemia, che è il professor Stellacci da Losanna, la dottoressa Alessia Ciarrocchi che parlerà di società e scienza, società civile e scienza, appunto nel senso che dicevo prima, e il nostro professor Capriati dell'Università di Bari che parlerà di scienza e sviluppo. La seconda giornata, la tematica è la ricerca e la multidisciplinarità. E quindi abbiamo la nostra pugliese Silvestris che è andata ormai a Roma e che parlerà dell'universo, i professori locali, il professor Stramaglia dell'Università di Fisica, il nostro professore del Salvemini Caroppo, che parleranno appunto della fisica come base per la ricerca interdisciplinare. E poi abbiamo a presentare il libro Mezzogiorno di scienza, i professori Lucente e il professor De Ceglia, che sono tra gli autori vari di questa bellissima pubblicazione. E poi l'ultimo giorno parleremo di ricerca e attualità e si parlerà di divulgazione di scienza di genere con la professoressa De Francia e la professoressa Bissaldi, quindi delle donne, e la biologa marina Palma Gaudio e una giovanissima dottoressa Schino che ci parlerà di psicologia e psicologia adattata al talento. Quindi molte donne, molte giovani ricercatori, professori, tutti insieme per dialogare col futuro.